Pubblicato in una prima edizione nel 1904, il Fu Mattia Pascal è la narrazione in prima persona dell'incredibile storia di Mattia Pascal. Rimasto orfano di padre, Mattia ha vissuto un'infanzia e un'adolescenza spensierate. Non si è minimamente preoccupato di gestire il patrimonio familiare che è stato affidato all'amministratore disonesto Batta Malagna. Costui lo ha ridotto in rovina, depredandogli a poco tutti i beni ed è diventato anche il marito della ragazza di cui Mattia era innamorato. Il protagonista deve sposare quindi un'altra donna e, gravato dai debiti, trova impiego come bibliotecario. Il matrimonio si rivela un disastro. Mattia è costretto a sopportare la convivenza con la suocera e con una zia zitella. Il terremoto familiare non si placa neppure dopo la nascita di due gemelle, una delle quali muore subito dopo il parto. La perdita della figlia e quella quasi contemporanea della vecchia madre gettano Mattia nella più nera disperazione. Mattia medita il suicidio, ma poi decide di fuggire all'estero. Si ferma a Monte Carlo, dove comincia a giocare al casinò e qui, con una serie incredibile di colpi di fortuna, riesce a vincere una grossa somma di denaro. Mentre sta tornando a casa in treno, legge sul giornale che è stato ritrovato il cadavere di un suicida, identificato proprio in Mattia Pascal. Invece di protestare contro l'errore, Mattia decide di cogliere l'occasione per liberarsi definitivamente dai legami familiari e per cominciare una nuova vita. Si costruisce quindi una nuova identità, quella di Adriano Meis, e comincia a girare per l'Europa, ma presto avverte il vuoto di una vita senza radici e relazioni sociali. Mattia si trasferisce a Roma. Qui prende una camera in affitto nella casa di Anselmo Paleari, uno strano personaggio che si interessa di filosofia e di spiritismo. Entra in rapporti di confidenza con la famiglia Paleari e si innamora, ricambiato, della figlia Adriana. L'amore per la donna scatena l'ostilità del cognato, Terenzio Papiano, il quale, dopo la morte della moglie, vorrebbe risposarsi proprio con Adriana per non dover restituire ai Paleari i soldi della dote. Durante una seduta spiritica, Papiano ruba una parte del denaro di Adriano Meis. Il furto innesca nel protagonista una serie di riflessioni. Privo com'è di una vera identità, egli non può denunciare il ladro e non può neanche sposare Adriana. Decide allora di tornare al suo paese e di riassumere la sua vecchia identità. In scena così il finto suicidio di Adriano Meis, lasciando gli abiti e un messaggio su un ponte. Ma una volta tornato al paese, Mattia Pascal si trova di fronte a una realtà ormai mutata. La moglie si è risposata con il suo migliore amico e anche il suo posto di bibliotecario è stato dato a un'altra persona. Egli decide allora di scrivere le sue memorie, ormai rassegnato a restare fuori dalla vita e a essere il fu Mattia Pascal. Nella scena paradossale che chiude il romanzo, Mattia si reca al cimitero e depone sulla propria tomba un mazzo di fiori. Ai curiosi che gli chiedono chi sia, egli risponde: «Io sono il fu Mattia Pascal».